Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in clausura. Questi corridoi i pellegrini non possono accedere. Ecco, ci troviamo proprio a qualche metro dal percorso che porta tutti i pellegrini verso il coro cosiddetto delle stimmate, dove c'è il crocifisso delle stimmate di Padre Pio. È proprio da qui che vogliamo raccontarvi una storia di Cristian. Cristian ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. Nato nel cuore dell'entroterra siciliano, nella città di Caltanissetta, la vita di Cristian prende forma proprio come un miracolo vivente. Ecco, questa è la giusta espressione da usare, intrecciando proprio il suo destino con Padre Pio. È nato prematuramente, qualche giorno prima della beatificazione di Padre Pio, il 29 aprile del 1999. Il suo arrivo nel mondo è segnato da una lotta immediata, da una lotta per la vita, già dai suoi primi istanti. Meno di 600 grammi di peso, privo di ogni segno vitale a causa di un'asfissia cerebrale. Le prospettive sembravano cupe, sia per il neonato che per la mamma, colpita da una grave gestosi non diagnosticata. Le prime ore di vita di Cristian vengono avvolte da una lotta contro il tempo e contro la morte imminente. I medici scettici sul suo destino preparano già tutto l'occorrente per mettere all'interno di, ecco, mi racconta, un involucro per i neonati morti e che non sopravvivano al parto, ecco, posizionare lì questi piccoli bimbi. Tuttavia, proprio nel momento più buio, una luce di speranza che inizia a brillare attraverso la fede e la preghiera. Infatti, mentre la mamma di Cristian è in coma, circondata dalla paura e dall'angoscia dei suoi familiari, un frate, un cappuccino, padre Vincenzo, si unisce alle preghiere della famiglia e incita tutti a pregare e soprattutto a chiedere l'intercessione di Padre Pio, un santo amato, tanto venerato in quell'epoca, che si preparava appunto a questo grande evento della beatificazione. Bene, dopo 3 giorni di coma, la mamma di Cristian si risveglia sorprendentemente, senza conseguenze. Il suo racconto di un'esperienza oltre la vita, di un tunnel, di una luce, è una presenza rassicurante, cioè quella di Padre Pio e di un nonno, il nonno defunto. Portano un senso di pace, un senso di certezza poi alla famiglia e dell'incontro, ecco, in questo sogno con Padre Pio che gli chiede: tu sei la mamma di Cristian? E alla risposta positiva, sì, sono la mamma di Cristian, Padre Pio le dice: andrà tutto bene, stai tranquilla. E così fu. Nonostante gli interventi chirurgici che avrebbero potuto lasciare segni permanenti, i medici si trovano ad osservare la sparizione di queste lesioni causate da questa asfissia e Cristian, contro ogni prognosi, cresce forte e sano, dimostrando così la potenza della fede, la potenza della preghiera, la devozione di Padre Pio che continua a crescere nella sua vita, che vede proprio in Padre Pio un riflesso vivente di Cristo. Il suo quadro, come ci ha raccontato, che adorna la sua stanza, è una costante testimonianza del miracolo che ha ricevuto. E poi, come ciliegina, ecco, sulla torta a quello che è accaduto nella sua vita, lui ci ha raccontato di questo incontro anche con Padre Marciano Morra qui a San Giovanni Rotondo, che va così ad aggiungere un capitolo importante nella sua vita, nella sua storia di fede. Lo stesso Padre Marciano che ha incitato Cristian ad avvicinarsi sempre di più alla Chiesa, ai sacramenti, alimentando questa fede e soprattutto questa grande devozione per Padre Pio. E ti ringraziamo, Cristian, perché ci dai l'opportunità anche di ricordare i tanti confratelli che oggi non ci sono più tra questi, Padre Marciano, ma anche un altro confratello che è venuto a mancare proprio qualche giorno fa, Padre Gregorio D'Arenzo.